Ciao a tutti, io sono Alessandro e benvenuti sul mio canale. Nell'unboxing di oggi vedremo due oggetti particolari. Allora, il primo che è dentro questa busta è un piccolo oggettino che però mi servirà davvero tanto presto per l'upgrade che farò qui dietro nel mio studio, ovvero purtroppo dovrò mandare in pensione presto il mio MacBook Pro da 13 pollici del 2015. E quindi ho scelto di acquistare questa cosa che aiuterà più che altro per quello che è l'editing video, quindi per la cache, per lavorare con il sistema proxy di Final Cut e per salvarmi tutti i clip che potrebbero, diciamo, servirmi in modo facile, snello e senza andare ad appesantire troppo il nuovo PC che andrò ad acquistare. E questo è il primo oggetto che dopo andremo ad aprire. Subito dopo quest'altro oggetto, invece questo è un oggetto che metterò qui, probabilmente metterò qui dietro da qualche parte. È una lampada particolare che ho visto su alcuni canali di amici di YouTube e mi è piaciuto talmente tanto che ho chiesto alcune informazioni, ho chiesto un attimino come si trovassero, come funzionava, se si trovavano bene, se era bella, piacevole. A me piaceva già soltanto vederla. E tutti mi hanno consigliato in effetti che questa lampada è veramente, veramente particolare e spaziale. Adesso andremo ad aprire i due pacchi, vedremo prima questo, così velocemente vi spiegherò che cos'è, a cosa serve e perché ho deciso di acquistarla. E subito dopo invece vedremo questo e magari lo montiamo anche insieme. Allora, come vi dicevo, questa piccola scatolina contiene un piccolo oggetto ma tanto potente. È un qualcosa che viene collegato a un computer, a un PC, a un Mac, a un qualunque dispositivo, diciamo computer che ha bisogno di memoria per archiviare dati, e con la particolarità di essere molto piccolo, molto compatto, molto pratico da trasportare, ma soprattutto molto capiente. Questo è un SSD NAND, quello che vengono chiamati ultra portatili, già di seconda generazione. Come vedete, piccolissimo davvero, molto molto compatto. Adesso ve lo farò vedere paragonato a un altro hard disk della Crucial. Questo è da 1 terabyte e questo lo andrò ad affiancare al nuovo portatile che acquisterò, perché non ho intenzione di prenderlo con un megadisco, perché visto che, come Apple insegna, i tagli degli hard disk non sono paragonabili al prezzo di quello che è l'esito finale dell'acquisto del nostro, per esempio, Mac, molto probabilmente prenderò un 512 giga come questo, quindi senza andare a spendere una tonnellata di euro inutili per avere soltanto 512 giga in più rispetto al tera che viene fornito il MacBook Pro, e gli affiancherò quindi questo SSD piccolo, compatto, facilmente trasportabile, anche molto molto leggero, che aiuterà per quello che sono le archiviazioni dei filmati, l'uso soprattutto dell'elaborazione per fare la trascodifica dei video con una velocità incredibile. È un 1050 megabyte al secondo di velocità, già USB 3.2, quindi ultra ultra veloce. Infatti è dotato di connettore USB-C, quindi di ultima generazione, questo appunto per supportare l'altissima velocità di trasferimento dati. Con un oggettino di questo tipo sicuramente non si avrà nessun tipo di problema per quello che riguarda il trasferimento dei dati e della velocità, soprattutto di immagazzinamento dei dati. Lo spinotto in dotazione è dotato di un adattatore USB 3.2, quindi USB 3, ma in realtà il cavetto è un USB Type-C, quindi potrebbe essere già utilizzato tranquillamente nei nuovi dispositivi, in quanto è l'interfaccia ormai universale che può essere utilizzata da quasi tutti i dispositivi. Perché ho scelto proprio questo? Primo, perché era
in offerta a un prezzo scandaloso durante il Black Friday e soprattutto Cyber Monday, e quindi un terabyte era veramente regalato a questo prezzo di NAND SSD a 1050 MB al secondo, praticamente è uno dei più veloci in assoluto che c'è in questo momento, ma soprattutto perché Crucial in passato l'ho già utilizzata come marca. Vi lascio anzi qui sopra il link al video dove ho rigenerato un computer grazie a un SSD appunto della Crucial, un PC di 12 anni che ha ripreso vita in una maniera fantastica ed è praticamente un vero razzo in questo momento, nonostante vecchio di 12 anni. E quindi se tanto mi dà tanto, se con quel disco ho avuto quel tipo di prestazioni, non oso immaginare con questo disco collegato a un Mac o a un PC che velocità di trasferimento dati avrò e quindi come mi alleggerirà tanto quello che è praticamente il post produzione video, quindi l'elaborazione, l'uso, l'archiviazione la stessa dei filmati, ma soprattutto anche il trasporto, perché con un tera di questa capacità e questa velocità di disco diventa anche molto facile trasportare i dati senza alcun rischio, alcun pericolo. Tra l'altro questo tipo di disco è anche resistente agli urti, certo, se cade da un metro e mezzo potrebbe non succedere nulla, ma se cade ovviamente da più in alto qualche danno sicuramente potrà avvenire, ma è comunque parecchio resistente, ma anche il materiale, questa gomma ai due bordi che fa sì che possa assorbire gli urti, e l'alluminio in tutto il resto del corpo fa sì che sia davvero davvero solido, nonostante sia abbastanza leggero, non è molto pesante. E questo è il numero uno del unboxing, ma andiamo a vedere questo adesso. Come vi dicevo, lampada della OK. Allora, OK mi ha già in passato dato parecchie soddisfazioni, ho acquistato anche da loro parecchie cose, batterie aggiuntive, ho acquistato dei adattatori, dei cavetti, delle staffe, degli agganci anche per la mia Osmo Pocket, insomma un po' di cose. Quando ho visto che questa lampada era prodotta da loro, ho detto ma come? Producono anche lampade. E allora sono andato un pochettino a vedere, come vi dicevo precedentemente, ho anche chiesto a qualche amico youtuber che mi hanno comunque consigliato di acquistarla. Primo perché il prezzo è veramente bassissimo in questo momento. Secondo perché è comunque davvero davvero bella, oltre a fare da lampada, quindi molto probabilmente sostituirà la mia lampada da scrivania. Andrò anche a utilizzarla per effettuare i video, perché è molto molto carina anche a livello visivo, come può apparire all'interno di un contesto come potrebbe essere in questo caso il mio studio. La confezione contiene un manuale d'uso, la solita card tipica di OK che sembra una serratura, come vedete una serratura con tutta la porta attorno, tutti i circuiti integrati, e poi la struttura da montare, che in realtà sono quattro pezzi da assemblare, da montare per comporre la nostra lampada. Adesso andiamo a montarla, in pochissimi secondi sarà penso già montata perché è già praticamente pronta, e poi andiamo subito a provarla per vedere che cosa fa. Molto carina, vero? Cioè, molto elegante, pulita, un design davvero davvero fatto molto bene. Adesso vado a recuperare un paio di pile, collego l'alimentatore e ci vediamo subito per fare un test veloce di tutte le funzioni di questa fantastica lampada. Ed eccomi qui, allora, messe le pile, agganciata la lampada, l'ho inclinata un attimo perché mentre la collegavo si è accesa e devo dire che effettivamente fa la luce davvero davvero forte. Allora vediamo prima le funzioni base, quindi luce standard. Si illumina l'anello e fa questa luce soft, molto carina, molto, molto ambient, molto soft. Ma la parte bella sono tutte le varie funzionalità che questa lampada ha. Alexa, spegni luce studio. Come vedete, ha un po' di effetti.
molto molto carina, devo dire, davvero bella. Questo è bellissimo, ha davvero molti molti effetti, molti effetti, posso fare delle cose automatiche, è molto molto carina davvero, questa è davvero davvero bella. Questa penso che la metterò lì in quella posizione vicino ad Alexa e penso che farà davvero davvero un po' di ambient, magari sposto un po' la stampante laser. Beh, adesso vedrò un attimino come posizionarla, come metterla. Quindi eccoci qui, abbiamo terminato per oggi questo velocissimo unboxing, più che altro perché erano oggetti di cui non c'era bisogno di fare un'eccessiva presentazione. Una lampada molto carina, smart chiamiamola, e un fantastico SSD che mi salverà la vita, ma soprattutto mi salverà il portafoglio quando andrò ad acquistare il mio nuovo Mac. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto e di avermi seguito fino adesso in questo video. Vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere d'ora in poi tutti i video che andrò a pubblicare su questo canale. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima recensione.